Il mercato in casa Avellino è in continua evoluzione. Ultimi due giorni a Milano, dove sono arrivati anche Salvatore Di Somma e Giovanni D'Agostino. A quanto pare c'è stata un'accelerata per Alessandro Golfo, di proprietà del Parma. Il club ducale e l'entourage del calciatore classe 94 avrebbero dato l'ok al trasferimento in Irpinia. Lo scorso anno l'esterno palermitano si è diviso tra Juventus e Catania. In passato ha indossato anche le maglie di Trapani, Potenza e Pianese, collezionando 7 presenze in cadetteria. In carriera ha giocato 182 match conditi da 47 gol e 16 assist. Nella passata stagione 24 presenze e 3 gol all'attivo in campionato. Potrebbe essere lui l'alternativa chiesta da Piero Braglia per dare ricambio a Canutè e Mikoski. Per Antonino Di Gaudio si sarebbe mosso anche il Padova. Bisognerà invece capire in queste ultime ore se andrà in porto l'affare Antonio Messina a Picerno. L'ex Aversa dovrebbe andare in prestito. Così come resta in bilico il futuro di Alberto De Francesco e del giovane Antonio Pizzella e Federico Capone, che potrebbero essere ceduti a titolo temporaneo. In attesa della campanella del gong, l'Avellino prova a completare l'organico, provando ad innalzare ulteriormente il tasso tecnico della squadra a disposizione del tecnico di Grosseto.